Bentrovati, pace e bene. Oggi 25 ottobre ricordiamo due sposi, due santi, Crisante e Daria, e ascoltiamo la loro storia. I santi Crisante e Daria, testimoni eroici della fede cristiana nel III secolo d.C., professata anche davanti alla morte, sono oggetto di devozione religiosa da parte della Chiesa cattolica e ortodossa. Stando a una passio, dall'autore ignoto, Crisante era figlio di un aristocratico e aderì al cristianesimo a Roma grazie ad un sacerdote. Il genitore, desiderando che tornasse al paganesimo, gli mandò una splendida vestale, Daria, ma la stessa si convertì al cristianesimo e divenne la sposa di Crisante. I due convinsero parecchi romani a sposare la fede cristiana, fino ad abbracciare il martirio, avvenuto sotto l'imperatore Numeriano. Crisante, figlio di un nobile del tempo, si converte al cristianesimo e questa cosa non va tanto bene al padre, tant'è che vuole fargli una trappola e ingaggia questa donna, una vestale, quindi una sacerdotessa di questo culto pagano, e per andare da lui e cercare di sedurlo. Questa ragazza va, ma non riesce a sedurlo, anzi, a sua volta rimane conquistata da questo giovane ragazzo così credente e decidono di sposarsi, e quindi insieme saranno i protagonisti di una grande azione per convertire tante e tante persone, tanti pagani, al cristianesimo. Ovviamente questa cosa non piace e quindi subiranno il martirio. L'amore tra due giovani che diviene un amore testimoniato che conquista le persone al Signore. Vogliamo che tutti i nostri giovani possano essere i protagonisti di una storia d'amore così bella, ma soprattutto così prolifica, così feconda. E per questo vogliamo affidare al Signore proprio oggi tutte le giovani coppie, affinché la loro conversione al cristianesimo, la loro conoscenza di Gesù, sia sempre più profonda e più feconda nella loro vita. Santi Crisante e Daria, pregate per noi.